Cambiamo ancora argomento, musei e web, primi passi, il tema della giornata promossa a Palazzo Iapoce di Campobasso per valorizzare i luoghi della cultura, indispensabile puntare su una buona comunicazione. Migliorare i servizi offerti dai luoghi della cultura locali attraverso strumenti di comunicazione innovativi. Di questo si è parlato in un incontro a Palazzo Iapoce a Campobasso dal titolo Musei e Web, Primi Passi. Parole chiave della giornata: digitale, siti web, requisiti minimi di qualità e sistema museale. Tutti accorgimenti fondamentali per la valorizzazione dei musei sul web. La giornata di oggi si intitola Musei e Web ed è una giornata dedicata a voler suggerire, dare degli strumenti ai luoghi della cultura locali per migliorare i servizi che offrono ai visitatori, che offrono ai turisti. Come Ministero noi stiamo lavorando su un grande sistema, il sistema museale nazionale, che poi verrà applicato nell'ambito di ogni singola regione. Però per poter entrare a far parte di questo sistema, i luoghi della cultura locali dovranno rispettare determinati standard minimi di qualità, tra cui quello della comunicazione. Quindi con la giornata di oggi, che come dicevo si chiama Musei e Web, vorremmo fornire delle basi per la comunicazione per aiutare i luoghi della cultura locali a raggiungere questi standard qualitativi e quindi poi piano piano entrare a far parte di questo sistema museale nazionale, in cui confluiranno non solo i musei statali, ma i luoghi della cultura locali, sia pubblici che privati. In questa giornata noi spiegheremo come, oltre ad avere un sito web che molti musei hanno, e per chi non ce l'ha, con questa giornata spiegheremo anche come averne uno molto semplice, ma quello su cui vogliamo, come dire, porre l'accento è l'importanza dell'indicizzazione, quindi la gestione dei puntatori Google. Cioè non solo è importante avere un sito web, ma poi è farlo trovare dai motori di ricerca, farlo trovare all'interno dei primi posti o comunque delle prime pagine del web. E per avere tutto questo è importante gestire i puntatori Google, perché Google è il principale motore di ricerca. Quindi abbiamo improntato tutta questa giornata proprio sul fenomeno dell'indicizzazione e della gestione dei puntatori Google.